Respiro. Gala, secondo lei respiro? C'è l'approvazione del consiglio di amministrazione. Respiro. Però respiro con tristezza. Dico la verità. Perché l'uccisione di quel sacerdote in quella chiesa, se fosse stato ucciso con un colpo di pistola, guardate, sarebbe stata una cosa diversa. Ma questa gente che sgozza, l'idea di sgozzare uno come il maiale, queste persone che dall'Isis vengono sgozzate, cioè messe in ginocchio, poi con un coltello li si taglia, mi dà tanto l'impressione che siamo considerati come dei maiali, non lo so. E allora sapete, ci si pone tutti una grande domanda, ma da dove deriva questa storia? Come mai una persona si mette addosso tutto questo esplosivo e si uccide a 21-22 anni in nome di Allah? Boh, sarà che non lo so. È una cosa che ci lascia molto perplessi, lascia perplessi tutti, perché sarà un fatto religioso. Se non è fatto religioso gli c'è una gran fregatura, perché quando gli arriva di là probabilmente non c'è niente e dirà, ti cosa te sei copà a fare, di che? Non penso che ci saranno discriminazioni al di là tra buddisti, Confucio, quell'altro come si chiamava, Zarathustra, Cristo, eccetera. Penso che tutte queste persone sono state le persone molto sagge, molto oneste, che hanno condotto una vita ineccepibile e che quindi non sono stati che per gli altri uomini di grande esempio, indipendentemente dalla religione, consideriamoli solo come uomini, quindi uomini di una grande levatura sia spirituale che intellettuale. E allora ci si domanda, boh, che derivi ancora dalle crociate? Boh, che derivi ancora dalle colonie, perché siamo andati e li abbiamo colonizzati e li abbiamo trattati male per molti anni? Boh. Sarà un fatto economico? Viste le arie che tira, e non dico niente, faccio solo così, mi nascono dei grandi dubbi, nascono dei grandi dubbi. Molti sostengono che è un fenomeno di solitudine, dicono queste persone, si sentono sole, non hanno più da realizzarsi, allora si attaccano a questi movimenti spirituali, io non lo so. Altri dicono che causa della televisione, di internet, è sostenuto da molti che queste popolazioni, diciamo questi popoli abituati a un certo modo di vita, hanno subito attraverso internet una influenza che loro non avrebbero voluto, perché mettiamola sul porno, in casa anche in Arabia può arrivare un porno attraverso internet, possono arrivare delle informazioni, possono arrivare dei sistemi di vita che loro non approvano. È una reazione a questo? È internet che ha creato questa situazione, questa reazione da parte di quel mondo? Ma quando voi parlate con gli esperti di religione, che sono non tanti, vi dicono che le religioni, compresa la cristiana, che cioè le persone che sono osservanti non sono più che il 10%. Per i cattolici, per i cristiani, per i musulmani, eccetera, eccetera. Allora, che reazione può essere? Boh. Per i bombardamenti che hanno fatto gli americani in Iraq? Per i bombardamenti che sono stati fatti in Afghanistan, per quello che è successo in altri posti dell'Africa, tutto è possibile, io non voglio escludere. Una cosa però mi fa male, ecco, perché se mi pigliassero queste persone, me le mettessero al muro e le fucilassero, oddio, morte è, però il fatto di prendere uno e sgozzarlo, è una cosa che mi fa inorridire, non so. Che odio ci deve essere dentro. Ma siccome c'è un detto tedesco che dice che das Geld regiert die Welt, cioè che il soldo governa il mondo,
mi nasce un grande dubbio, che dietro a tutto questo spiritualismo islamico non ci sia dietro anche una grande parte economica, cioè l'Arabia Saudita, il petrolio e tutte queste cose. Una cosa mi consola però, e sarà una follia, una follia. Allora, un giorno uno mi domanda, ma tu Roschia, come mai attentati in Italia, no genei, che stai dappertutto in Italia, no? E io ho dato una risposta che ha fatto molto sorridere, perché negli altri stati non è il clan dei calabresi e non è la mafia, cari signori, perché non venite a dirmi che dietro all'ISIS non è qualche dum della Calabria che fa arrivare le armi, che fa arrivare la cocaina e che fa fare le robe. Sarà, sarà. Io non vorrei che dietro a questa roba ci fosse anche, perché noi parliamo dell'andrangheta così, ma se qualcuno dovesse leggere, per caso, la battaglia dell'Epanto del 1500, leggerebbe che allora i rifornimenti delle armi, eccetera, venivano fatti da un certo club dei calabresi, che pare fossero in fondo l'Italia, un gruppo. Non vorrei che questa tradizione fosse continuata. E non vorrei che dietro a tutta questa baracca, siccome di soldi si parla, e di soldi in effetti, per i soldi in effetti si lavora, non vorrei che lì dietro ci fosse anche la mano, la longa mano, di chi fornisce le armi tramite... È triste però, mi spiace. Io credetemi, dovete credere, io sono un uomo religioso, ma non sono certo un baciapiglia, lo sapete tutti, no? Tanto è vero che mi dice che quando il corpo è seguasta, l'anima la si giusta, quando mi vede un'ara incesa, ma non è proprio così, è una maldicenza, però noi ne hai molto lontani. Voglio dire, mi fa brutto, mi ha fatto molto brutto, molto male, perché pensare a questo uomo che ha dedicato la propria vita alla fede, che ha sacrificato la propria vita a tante cose che forse avrebbe potuto godere, sgozzato. Cosa brutta, mi fa male, mi fa veramente male. Bisogna stare attenti, perché c'è un vecchio detto che dice che chi di spada ferisce, di spada perisce.